Questo è un dente di Fer Giovanna di un annetto fa. Guardate il colore del dente. Anziché rimanere completamente bianco il dente, rimane un po' marroncino, ma non ha sangue. Non ha sangue quel dente. Questo dente non c'ha sangue, c'ha qualche traccettina, ma poco. Questo dente gli è caduto una settimana prima di morire. Ha cominciato a perdere tutti i denti, sono tutti staccati dalla gengiva. Io mi sono accorto che non toglieva sangue. Io quando tolgo un dente mi esce un'emorragia che mi dura 2 giorni, 3 giorni di emorragia completamente. Un'emorragia infermabile completamente, dovevo mangiare sempre gelati per poter fermare l'emorragia. Mentre lei no, ha tolto questo dente, gli si è staccato il dente e non ha tolto niente sangue. E poi il dente è color marroncino, anziché essere bianco. Non è proprio bianco bianco, è color marroncino. Ferro Giovanna, come ripeto, era uno zombie. Quindi uno zombie aveva questo dente qui. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco completamente. Il colore del dente, c'è qualche tracettina di sangue, ma il sangue che ha tolto è un po' nero. È un dente del 2013, dell'anno scorso. Gli è caduto ad agosto prima di morire. Due settimane prima di morire. Notiamo il dente, qui è il dente, questa è la radice è questa che c'è sotto. Questa è la radice, c'è un po' di sangue però è un po' nero completamente. Questo sa dire che Ferro Giovanna era proprio veramente un vero zombie, perché i denti di una viva rimangono più bianchi, non rimangono così marroncini. Quindi lo zombie c'ha il colore dei denti color marroncino, non rimangono bianchi i denti di uno zombie. Il dente è stato ringrandito con anche con la videocamera. Riusciamo a mettere a fuoco completamente il video. Ecco, notiamo che il dente, sì, quella macchia nera potrebbe essere del sangue, ma una persona quando è viva i denti dovrebbe lasciare più traccia di sangue, perché il sangue dovrebbe saltare zampillo, invece il dente gli è caduto dalla bocca e gli è caduto per terra. L'ho raccolto, ho dato una coincidenza, il dente è marroncino, non è bianco, aveva i denti marroncini, non bianchi. Quindi quando è marroncino questo dente, cosa andiamo a credere? Era veramente un vero zombie, come ho spiegato prima. Esaminando il dente sembrerebbe, qualcuno mi ha detto, Ruby, c'è una specie di, non so, sembrerebbe un disegno sul dente. Vediamoci chiaro cosa si tratta. Cioè, questo sarebbe anche una cosa molto importante per esaminare completamente il suo dente. Il suo dente mostra un disegno, sì, un volto, un dente che mostra il volto. Ecco, guardiamo come esclusiva questo dente mostra un volto e una specie di scheletrino, non so, qualcosa varia. Poi ne mostra anche un altro, ne mostra due, sono sempre due. Un disegno mostra, c'è un disegno sul dente. Beh, sembrerebbe il viso di un alieno, il viso di due alieni. Beh, voi direte una cosa anche importante, analizzare anche i denti. Però qualcuno mi ha fatto notare con la lente di ingrandimento, ha detto c'è un disegno sul dente, Ruby, guardalo bene che c'è un disegno con due facce. Uno è un volto rettiliano. Anche sopra c'è un volto, c'è una testa con un volto alieno, un volto rettiliano, esaminandolo bene. Eh sì, è proprio un volto rettiliano.
un rettoide come volto, un dente che ha un disegno rettiliano. Poi guardiamo che il dente come è fatto. Cioè una che toglie, muore nel 2013, c'è un dente così giallo, marroncino. Beh, anche questo è Ferro Giovanna è morta già da molto tempo, non è morta nel 2013. Cioè la sua data di morte è morta più volte. Ferro Giovanna ha avuto una morte più, è morta anche nel passato. Insomma, Cecilio Spiga mi disse, mio padre mi disse quel periodo, ha detto Gianna sta morendo, non c'è più speranza, il dottore ha detto non c'è più speranza. E si era spaccata la sacca biliare, quindi cosa è successo? La sacca biliare l'avevano operata, è andata in coma, stava molto male. Stava morendo, rimaniamo soli senza di lei. Ha detto tua madre se ne sta andando. Beh, mi disse fai qualcosa, e quindi uno avrebbe potuto fare qualcosa anche per tornare in vita. Te trasmissione di energia vitale su di lei. E così torno in vita. Però questo dente è molto importante per quello che vedo sul disegno. È una cosa. Un dente con un disegno, questa è una novità veramente assoluta. Novità, mi piace questo dente, c'è qualcosa, c'è un disegnetto. È il volto di due alieni rettiliani. Di due rettiliani è il volto. Di una creatura, due creature aliene, due creature rettile. Rettiliano. Beh, si vede anche perfino la coda. C'è un volto, due volti e un altro sotto. Si vedono anche delle mani. Creatura rettiliana. Beh, adesso esaminiamo anche la sua foto. Esaminiamo un pochettino. Lei aveva gli occhi verdi. Beh, esaminiamo poi la sua foto. Beh, si tratta veramente di un disegno rettiliano, rettiliano, c'è uno schema, un disegno scolpito nel dente, due volti rettiliani. Uno dell'uomo Gecchino e l'altro uomo Gecko lo stesso. Eh sì. Comunque, questo dente è stato tolto un annetto fa, nel 2013, quindi 2 settimane prima di morire. Il dente, che colore è? L'ho raccolto con questo colore qui, non era bianco, era in questo colore marroncino. Cioè, una persona quando è viva c'ha i denti bianchi bianchi, non c'ha i denti color marrone. Questa è un'esaminazione completamente sui denti suoi. Era un perfetto zombie, un morto vivente. Perfetto, perfetto.
Grazie di avermi seguito con questo dente, spero che vi piaccia il mio servizio. Buonasera a tutti.